Siamo con la direttrice provinciale Tania Balzani. Come stanno i 220.000 pensionati della provincia di Varese? Sì, noi oggi, come lei ha anticipato, illustriamo il rendiconto sociale del 2023, quindi tutti i dati dell'istituto relativo all'anno 2023. Per quanto riguarda i pensionati, anche nella provincia di Varese i dati sono in linea con quelli dell'intera regione Lombardia, ma anche con il dato nazionale. Chiaramente il pensionato in questo periodo storico risente di quelle che sono le riforme in ambito pensionistico, quindi l'età chiaramente si sposta sempre più avanti e gli importi delle pensioni si riducono. I dati evidenziano un divario importante tra gli importi pensionistici delle donne rispetto agli importi pensionistici degli uomini, che sono sicuramente più alti e chiaramente sono influenzati da quelle che sono le retribuzioni, perché in questo momento ancora c'è questo divario nelle retribuzioni tra uomo e donna. Notiamo però un'inversione di tendenza, almeno così ipotizziamo che questa sia un'inversione di tendenza, perché rispetto all'anno 2022 gli importi pensionistici delle donne sono in lieve aumento, quindi speriamo che ci sia un cambio in futuro, questo lo vedremo chiaramente più avanti, e che quindi incomincino anche le donne ad avere un maggior riconoscimento di quello che è il loro lavoro e conseguentemente anche dal punto di vista pensionistico. Venendo invece alle diverse gestioni pensionistiche, chiaramente la parte forte lo fanno i lavoratori dipendenti. C'è anche un buon dato per quanto riguarda le pensioni dei lavoratori autonomi, e sono perfettamente in linea anche col resto della regione, con il dato nazionale, e sono in aumento chiaramente le pensioni delle gestioni minori, come appunto quelle della gestione separata. Una parte consistente è anche data dai dipendenti pubblici, che chiaramente hanno importi leggermente più alti rispetto al settore privato. E poi il nostro rendiconto illustra anche i dati degli stranieri, che chiaramente, essendo la popolazione comunque influenzata anche dal flusso degli immigrati che vengono sul territorio, incominciamo a vedere anche i dati pensionistici di questi lavoratori, che sono prevalentemente impegnati in settori come appunto i lavori domestici, l'agricoltura e comunque anche in parte anche sul lavoro dipendente. Grazie.